Un milione di euro per rendere le scuole di Nociara Inferiore più sicure, più attrezzate, più attrattive, con tanto di pannelli solari per il risparmio energetico. Si tratta di fondi europei captati grazie ad una convenzione tra il Comune e cinque istituti scolastici cittadini. Avviata la progettazione esecutiva. È uno dei motivi di soddisfazione per il lavoro svolto di cui parla il vice sindaco, nonché assessore alla cultura, Maria Laura Vigliar. È tempo di bilanci sul fronte scuola, ora che l'anno scolastico va in archivio e per il vice sindaco di Nocera Inferiore è anche tempo di mettere le cose fatte su una bilancia per vedere da che parte penda il piatto, tenendo conto di quella zavorra rappresentata da due criticità con cui l'amministrazione comunale nocerina ha dovuto fare i conti nei primi sei mesi di attività. Il problema della scuola media solimena di Vianola, che ha impegnato l'estate dell'ente. Per consentire una regolare ripresa delle lezioni a settembre e poi l'esondazione dell'alveo comune proprio nel mese di settembre, con l'emergenza scattata in particolare per la scuola di San Mauro per l'edilizia scolastica in particolare abbiamo risolto in brevissimo tempo a tempo di record e di questo devo essere grata anche ai tecnici comunali che hanno risolto il problema eh, della scuola media Solimena de Lorenzo nel periodo estivo e quindi hanno garantito eh, l'inizio regolare delle lezioni. Poi abbiamo affrontato l'emergenza dell'inondazione dell'esondazione dell'alveo comunale eh, a settembre e le scuole sono rimaste chiuse per pochissimi giorni e in particolare la Plesso di San Mauro, che era stato particolarmente danneggiato da questo evento, è stato ripristinato e ha ripreso regolarmente le, le attività dopo pochi giorni. Eh, un altro risultato importante è l'accordo convenzione con cinque scuole Nocerine per il finanziamento relativo ai fondi europei FESR-ASE2, eh, che, cioè, eh, che hanno consentito già il finanziamento per oltre un milione di euro e che adesso attualmente eh, ha consentito di avviare un progetto che è nella fase di progettazione esecutiva ma che consentirà a breve alle scuole di essere eh, migliorate dal punto di vista strutturale, quindi più sicure, attrattive, più accessibili e, e anche eh, dotate di, di impianti fotovoltaici per il risparmio energetico.